partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?» Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Ognuno infatti sarà salato con il fuoco. Buona cosa è il sale, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri». Gesù annuncia per la seconda volta il suo essere consegnato e ucciso e il suo risorgere dopo 3 giorni. I discepoli però non capiscono, non osano interrogarlo e discutono tra di loro chi sia il più grande. Gesù non contraddice il desiderio di essere il più grande, semplicemente afferma che la strada è esattamente il contrario di quella che ipotizziamo. Vuoi essere il primo? Diventa l'ultimo e il servitore di tutti. E lo mostra riferendosi al bambino con cui si identifica. Gesù poi deve correggere un altro modo di vedere i discepoli che pretendono di avere l'esclusiva del nome di Gesù, anche chi non è discepolo, ma agisce secondo il Vangelo, è comunque con Gesù. Un'azione che può consistere anche nel dare un solo bicchiere d'acqua a chi è riconosciuto come discepolo. Completano il brano 2 dure indicazioni a proposito dello scandalo. Quello verso i piccoli, e non tanto i bambini, ma i semplici credenti che non devono essere ostacolati nella loro fede. E quello che ogni discepolo può ricevere da ciò che in se stesso si oppone al Vangelo. Il tutto si conclude con il detto misterioso sul sale. Il sale che può rendere la vita umana piena di gusto e che dobbiamo custodire è il Vangelo. Chi è Gesù? Gesù è colui che si è fatto ultimo e servitore di tutti.